Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. Benvenuti in Mentor del Futuro. Su Intesa San Paolo On Air, io sono Alberto Mattiello e con la mia voce vi accompagnerò nel mondo delle startup. Come nasce un'idea, come si raggiunge il successo, perché è importante avere a supporto le persone giuste. In questo podcast approfondiremo questo tema incontrando alcune delle startup protagoniste del programma di accelerazione V-Heroes di Intesa San Paolo e i mentor che li hanno seguiti in questo percorso di crescita, aiutandoli a raggiungere il successo. Allora diamo subito il benvenuto a Luca Campanile e Davide Buscato, founder di Bus4Fun, e al loro mentor Giovanni Longhi, business angel e business advisor in EY. Benvenuti a tutti. Grazie. 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 Buongiorno, benvenuti. Allora, avete mai fatto caso che quando dobbiamo andare ad un concerto o ci dirigiamo verso il luogo di lavoro, si ha spesso paura di non trovare parcheggio e di rimanere imbottigliati nel traffico? Ci siamo passati tutti. Allora, se tutti pensassimo di prendere un autobus, è ovvio che l'autobus ha molti vantaggi, intanto sarebbe in grado di sostituire 15 macchine, trasportare 100 persone e, se guardiamo al pianeta, potrebbe aiutarti a risparmiare anche 400 kg di CO2. Attenzione, gli autobus comunque inquinano lo stesso. Ad oggi in Italia solo il 5,4% degli autobus è ad emissione zero. Allora, sono dati come questo che ovviamente hanno spinto questa startup Bus4Fun a pensare ad una soluzione tecnologica e sostenibile a supporto del trasporto pubblico. Allora, la strada per la transizione al 100% green ovviamente è ancora molto lunga, però e richiederà energia. L'importante comunque è sapere da dove partire e soprattutto dove andare. Allora, Davide, ci vuoi raccontare com'è nata l'idea e soprattutto qual è la vostra idea di ecomobilità? Sì, grazie mille. L'idea nasce in realtà da Luca, che avevo incontrato in una precedente esperienza lavorativa. E un giorno ci troviamo a Venezia, noi abbiamo una sede legale a Venezia, e ci troviamo a bere uno spritz a Rialto e mi dice: ho questa idea, e me la espone. L'idea, Luca, operando in un ambito trasporti pullman, un'azienda di pullman, dice: stanno venendo a mancare gli aggregatori, quelle persone che organizzano i pullman per portare le persone agli eventi, che siano concerti, le partite di calcio, le fiere, i parchi divertimento. Perché non creiamo una startup, un'azienda che codifica i punti di raccolta delle persone, organizza i pullman e vende il singolo sedile alle singole persone che vogliono andare verso questi grandi eventi. Da buon ingegnere gli dico: va bene, preparo un business plan che lo vediamo, ci lavoro un po' di mesi, mi presento il business plan e partiamo, cerco di scardinarlo e partiamo. Quindi il concetto nostro è quello di dire: noi andiamo dai grandi eventi e gli diciamo: cerchiamo di portarvi le persone, se ci date una mano, in pullman, in maniera da far vivere l'esperienza del cliente da casa fino all'evento e poi anche ritorno nella miglior maniera possibile. Le persone salgono in pullman, non devono più preoccuparsi a quel punto di nulla. A bordo del pullman c'è il tour leader che li segue, li accompagna all'area di servizio, gli dice: avete 10 minuti, li chiama, stiamo partendo. Al rientro dice: il pullman è qui, vieni, ti aspetto, ti vengo incontro, e riporta le persone a casa. Creiamo i gruppi WhatsApp dove poi le persone prima, durante, ma anche dopo continuano a scriversi perché sono mossi dalla stessa passione e quindi vivono questa esperienza di andare a un grande evento in pullman con altre persone che hanno la stessa passione, che sia il Gardaland, pensiamo anche solo ad andare ad un Gardaland, un parco divertimento, comunque è una passione, e quindi le persone condividono questo e quindi l'esperienza del viaggio diventa più easy, più fun, più bella. Allora, mi viene da dire che una startup che nasce a Rialto davanti a uno spritz non può che non essere una startup che poi enfatizza community, passione, divertimento, insomma mi sembra assolutamente l'incipit migliore. Allora Luca, Bus4Fun ha partecipato alla terza edizione del programma V-Heroes, ci vuoi raccontare la tua esperienza e soprattutto quali sono stati a tuo avviso i consigli più utili che avete ricevuto dal mentor? Heroes è stata un'esperienza fondamentale nella storia di Bus4Fun. Sì, abbiamo cominciato dalle qualificazioni, chiamiamole così, mi ricordo
il pitch a Bologna, fino a essere talmente fortunati di essere messi alle finali, quindi io li chiamo i playoff. E in tutte queste fortune abbiamo incontrato sulla nostra strada Giovanni, che ci ha posto in qualche maniera di fronte allo specchio. Quindi siamo riusciti a valutare al meglio quali fossero i punti, i nostri punti di forza e i nostri punti di debolezza. Questo nel proseguo è servito tantissimo ed è servito soprattutto a valorizzare e a dare maggiore opportunità a tutti i membri del nostro team. Allora, a questo punto vorrei sentire Giovanni. Giovanni, tu hai affiancato la startup praticamente sin dall'inizio del programma. La curiosità che ho è: qual è stato il potenziale che hai visto in Bus for Fun, quando Bus for Fun ancora non faceva il più 300% del 2019, e quali sono stati invece i punti di miglioramento che avete affrontato insieme? Il potenziale era sicuramente questo nuovo modo di mobilità, cioè questo nuovo concetto di mobilità verso i grandi eventi era sicuramente qualcosa di nuovo. Da subito quello che abbiamo forse intravisto era che non era soltanto più un'opzione, diciamo, B2C, ma andavamo probabilmente, potenzialmente anche ad esplorare un mondo B2B. E quello che abbiamo fatto è proprio stato quello, no? Analizzare attraverso una SWOT le cose che, diciamo, secondo noi insieme erano eventualmente da migliorare, quali erano i punti di forza e di debolezza. E da lì abbiamo cominciato a fare un percorso insieme, ma il percorso, devo dire, è tutto loro. Quindi, se capisco bene, il discorso del B2C, B2C e B2B non è solo quindi andare direttamente sulle community che si spostano, ma diventare un reale servizio a supporto dei grandi eventi. E questo mi immagino che sia stato chiave anche in una logica di costruire un business che ovviamente diventava sempre più recurring, visto che gli eventi, esatto, in un mondo normale, no, si ripetono più o meno tutti gli anni. A questo, esatto, punto chiede... Vai Giovanni. No, scusami, esatto, tu parlavi di potenziale, proprio il potenziale che si intravedeva da subito era questo, cioè un mercato veramente enorme che poteva essere in qualche maniera, diciamo, intercettato dalla startup. A questo punto mi piaceva chiedere ad entrambe, quindi magari Davide o Luca e a Giovanni, no? Alla fine, se doveste tirare fuori un paio di lezioni apprese da questa esperienza, quali scegliereste? Lo dico proprio nella logica che tante volte c'è un discorso sicuramente di mentorship, ma anche di inverse mentorship, quindi, no, i mentori stessi imparano tanto dalle startup che supportano. Allora, quali sono le una, due lezioni che avete preso da questa esperienza? Vado io. Giovanni ha puntualizzato una cosa: noi l'avevamo intravista ma non l'avevamo fatta nostra, nel senso, ci stavamo lavorando sopra senza però dargli forse una forma e anche una struttura propria, che è quella del B2B, nel senso, fin da subito Giovanni, quando ci ha visto, dice: sì, è bellissimo tutto il B2C, anche perché è più bello da raccontare, però attenzione che c'è una grossa potenzialità anche sul lato B2B. E quindi avevamo già iniziato nel periodo, appunto, in cui siamo poi conosciuti con Giovanni, a dare anche una struttura proprio interna nostra, anche come team, con persone dedicate al B2B puro. Quindi il B2C è trasporto le persone, trasporto l'albergo, vuole andare al concerto e va bene. Dall'altra parte però dietro c'è tutta una mobilità di persone che poi sono dell'evento e che quindi necessitano di essere trasportati. Quindi questo è quello su cui poi ci siamo concentrati, proprio anche per dare struttura. Giovanni. Beh, allora, da questa esperienza c'è sempre da imparare. Primo, perché conosci delle persone, e in questo caso la fortuna di aver incontrato le persone veramente con una marcia in più. E idem poi dal punto di vista business, quando hai l'opportunità di vedere quello che fanno gli altri, sicuramente estremamente, diciamo, sfidante, interessante. Quello che mi porto dietro da questa esperienza è proprio, diciamo, tre o quattro punti. La loro resilienza, parola abusata in questo, usata e abusata, ma devo dire, con Covid chiaramente per loro è stato veramente un momento, insomma, non dico drammatico, ma di cambiamento. L'approccio sempre positivo, quindi la loro positività è venuta fuori in quel momento più che mai. La capacità di ascolto, io devo dire che mi è capitato raramente veramente di avere la possibilità di dialogare come è stato con loro. E poi la velocità di analisi. Ecco, la velocità di analisi, cioè, preso, diciamo, tutti gli elementi che ahimè erano sul tavolo, hanno fatto un'analisi molto veloce e hanno cambiato questa disponibilità al cambiamento. Quindi mai fermarsi sulle proprie idee e sempre guardare avanti in un'ottica di visione.
Giovanni, hai toccato tanti punti importanti, ecco, perché il ruolo del mentore ovviamente insomma, funziona nel momento in cui dall'altra parte esistono degli interlocutori che hanno la capacità di ascoltare, per cui insomma l'indicazione che hai dato mi sembra di poter dire di una di quelle relazioni che ovviamente è funzionata bene proprio perché da entrambe le parti, ecco, c'era questa voglia di scambio. A questo punto tornerei da Luca e toccherei insomma, il tema che probabilmente tutti si stanno chiedendo, cioè che cosa è successo nel 2020. Voi nel giro di poche settimane avete visto tutto il circuito degli eventi ovviamente bloccarsi, il vostro business è diventato illegale nel giro di pochi giorni e quindi la domanda ovviamente è qual è stata la conseguenza immediata sul vostro business, ma soprattutto come avete riorganizzato il vostro lavoro. Alla fine siete rimasti ad aspettare questa ripartenza che sta per avvenire? Probabilmente no. Alberto, sì, in questo momento hai descritto il mondo degli eventi, era quasi diventato il pericolo pubblico numero uno, quindi qualunque cosa gli girasse intorno era insomma, completamente arrestata. Noi viaggiavamo a più 300% a febbraio dell'anno scorso e in 20 minuti si è arrestato il mondo, quindi noi ci siamo trovati con una pianificazione fatta su base pluriennale completamente cancellata. E qui torno al discorso di Davide e di Giovanni, cioè l'aver accennato alla questione B2B ci ha aiutato nell'analisi. L'analisi è stata fatta durante il giorno di Pasqua, di Pasquetta del 2020, quindi abbiamo una data ben definita anche in questo caso, e l'idea è stata questa qua. Nella sostanza noi abbiamo sempre gestito comunità che mosse da una passione vogliono viaggiare verso un evento. Ci siamo chiesti cosa succederà dopo. La nostra scommessa è che in forma parziale lo smart working tenderà a scemare a favore di comunità lavorative. Noi abbiamo investigato tante corporate e ci dicono che la struttura delle aziende si regge nel rapporto tra le persone, quindi nuovo una comunità. Quindi il nostro modello di business è virato, cioè è stato affiancato in realtà, da casa evento a casa lavoro, quindi quello che in inglese viene chiamato commuting è quello che offre Bus for Fun adesso e tutti i suoi partner, e la possibilità per le corporate principalmente di avere una soluzione di mobilità fatta su misura per trasportare le persone da casa al lavoro, quindi rendere questo momento della giornata, quindi l'oretta che spendiamo a monte a valle della giornata lavorativa, produttivo, semplificato, possibilmente sostenibile attraverso l'uso di veicoli ecologici. Quindi questa volta durante l'anno ci siamo organizzati anche con una potenziale flotta molto più ecologica che va verso l'impronta zero nel futuro. Quindi alla fine voi avete preso tutta la vostra infrastruttura, le vostre capacità e l'avete convertite nel supportare le persone ad andare nel mondo, ad andare a lavorare. Allora io ho una curiosità, intanto come sta andando e soprattutto visto che voi siete una piattaforma tecnologica, ero curioso se avete degli insight che stanno emergendo su come la gente sta tornando a lavorare. Allora, noi abbiamo avuto la fortuna tra le mille di trovare subito una corporate grande e un vettore, quindi una società di autobus che ha creduto nel progetto. Quindi noi a maggio del 2020 abbiamo cominciato ad applicare questo modello di business. Questo vuol dire che abbiamo un anno di dati raccolti e sorpresa delle sorprese abbiamo scoperto due cose. Il numero uno è che questo modello è resistente agli eventi, quindi nella sostanza dei fatti noi trasportiamo diverse società verso da casa al lavoro, quindi il servizio continua a correre indipendentemente dalle condizioni al contorno. La seconda cosa è che le persone ci vogliono andare a lavorare fisicamente in ufficio e quindi il modello finale, la nostra previsione è che ci sia circa 2,5 giorni alla settimana al lavoro. Ripeto, perché prendiamo Bus for Fun, è una comunità, alla fine siamo un team e vedersi, confrontarsi, scambiarsi opinioni faccia a faccia, anche a volte a muso duro, è qualcosa che è l'anima dell'azienda, non può essere cancellata da un per sempre in smart working. Quindi la lezione che abbiamo imparato è questa qui e questo ci dà fiducia, tanta fiducia per il futuro.
Allora, molto interessante, perché ovviamente questo è un tema iper dibattuto in questo periodo, e avere un dato oggettivo che ti dice che cosa sta succedendo ovviamente è, un, insomma, è interessante, ecco. A questo punto chiederei a Giovanni di tornare a fare il mentore. Visto da fuori c'è un problema che si nasconde dietro questa opportunità. Alla fine, adesso che siamo alla fase di ripartenza, Bus for Fun si trova con due business e il secondo dei due sembra essere anche molto promettente per il futuro. Allora, tu che cosa gli consiglieresti, Giovanni, in questa fase ovviamente delicata in cui bisogna decidere dove le risorse andranno allocate? Come ti dicevo, il consigliare è sempre una parola grossa, perché appunto il mentore io lo vedo più come coscienza critica. Diciamo che loro hanno fatto questo anno di grandissime corse, no? E forse ecco, adesso è il momento di razionalizzare. Hanno veramente raccolto una marea di dati, e questi dati secondo me possono essere proprio gli elementi per cominciare a progettare il futuro. Futuro che probabilmente quel famoso B2C non vuol dire abbandonarlo, perché comunque grandi eventi in qualche maniera ritorneranno, ma sicuramente il nuovo concetto di mobilità a cui faceva cenno Luca è quello su cui bisognerà fare un gran lavoro. Hanno tutti, diciamo, hanno tutta la possibilità, tutta la conoscenza tecnica per poter elaborare questi dati, che credo saranno veramente di grandissimo interesse per tutti quelli che si occupano di mobilità. Bene, Davide, un'ultima battuta: che cosa succede nel vostro futuro? Su cosa state lavorando e come ti immagini l'evoluzione anche a medio termine del vostro lavoro, e soprattutto se immagini un'integrazione anche dei due mondi o se sono due mondi molto separati? Parlando con le grosse corporate, parlando con i mobility manager, i responsabili del personale, i responsabili di bilanci sostenibili delle grandi aziende, quello che ne traspare è che ci stiamo allontanando da una mobilità a linee, a fogli di PDF o a orari fissi come siamo abituati a vedere nelle nostre stazioni, ma stiamo andando più su una mobilità tailor-made. Tutti abbiamo in testa di dire: mi serve l'autobus, lo chiamo, mi serve andare da qui a lì, lo chiamo e vado così. Quindi questo è quello su cui stiamo andando. A quel punto, una volta che Alberto è abituato che prenda il monopattino, che prenda la bicicletta, che prenda l'autobus o il treno ad andare a prenotarlo, a questo punto, anche nel momento in cui poi vorrà andare al concerto, vorrà andare a una partita di tennis, vorrà andare dove vuole andare, utilizzerà la stessa piattaforma, lo stesso strumento. Ecco, questo, quello che stiamo vedendo noi è un po' questo: creare un punto dove sì, lo utilizzo per andare al lavoro, però poi se devo anche muovermi con la famiglia, se devo muovermi per altre cose, posso utilizzare lo stesso punto di accesso per utilizzare altri per utilizzare gli stessi mezzi di trasporto, per andare però anche a fare dell'altro che non sia solo lavoro. E quindi qui andiamo di nuovo a risposare le nostre due anime, che è quella B2B e che è quella B2C. Allora, mi piace questa chiusura, perché è ovvio che il tema del mobility as a service è probabilmente uno dei key topic del prossimo periodo, per cui insomma son sicuro che ci sarà ancora molto da fare all'interno dei vostri mondi, e a questo punto vi ringrazio, è una bellissima storia quella che ci avete condiviso, per cui grazie Davide, Luca e Giovanni per essere stati con noi, grazie ancora. Grazie Alberto. Grazie. E se posso chiudere da ex scout, penso che l'augurio migliore che vi posso dare è buona strada. Che cosa ci insegna l'esperienza di Bus for Fun? In questo percorso abbiamo pensato di lasciarci alla fine di ogni puntata con una parola chiave, un concetto che ci possa essere utile a caratterizzare, a capire meglio quello che è il mondo delle startup di oggi e di domani. Allora, io, dopo aver ascoltato ovviamente la storia di Luca, Davide e Giovanni, probabilmente la parola chiave che mi porterei via è pivot. Pivot è un termine tipico del mondo delle startup, significa fare perno sulle proprie capability, sui propri asset, sulle proprie skills, e avere la capacità di cambiare, rivoluzionando anche completamente il proprio business nel momento in cui ce n'è bisogno. E guardate, questa è una delle caratteristiche fondamentali delle startup di successo, ma tante volte anche delle aziende più mature. E il ruolo dei mentori in tutto questo ovviamente è chiave, perché serve sempre qualcuno che da fuori, con lucidità, con franchezza, sappia fare la coscienza critica delle startup, capendone il valore e aiutandoli in questi passaggi che tante volte sono essenziali per permettere poi effettivamente la sopravvivenza delle aziende stesse. A questo punto io vi ringrazio tutti, e vi aspettiamo su Intesa San Paolo On Air per scoprire le storie, le parole chiave delle prossime startup. Ciao a tutti.
Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.